Ed eccoci qui anche questo giovedì. Ciao Vincent e buongiorno a tutti. Ciao Nicoletta, viva Dante! Sempre. Allora, siamo al 15 di luglio e nemmeno a farlo apposta, siamo al canto numero 15. E vogliamo ricordare anche che nel prossimo fine settimana tu sarai a Parma, giusto? Assolutamente sì, perché c'è la Fiera delle Tagliatelle. No, scherzo, Oi. perché c'è il Festival della Parola che avrà come tema appunto oltre a Federico Fellini anche Dante Alighieri. Io sarò lì a parlare appunto di Dante e esporrò un paio di canti, magari proprio questo, vediamo, perché è uno dei più belli questo. Perché adesso tu ce lo reciti il numero 15. Assolutamente, canto quindicesimo, faccio una breve introduzione. Dante incontrerà il suo celeberrimo maestro Brunetto Latini, sodomita, che Dante punisce in questo canto, appunto. Lo incontra in una serrata piena di fuoco e lo riconosce. Lui scappa insieme a tutte le altre anime dei dannati. E gli dice: siete voi qui, Ser Brunetto? Cioè lo riconosce proprio, iniziano i due iniziano a parlare e poi adesso ve lo recito. Insomma, vediamo cosa succede. Benissimo, caro Vincent, vogliamo proprio gustarcelo. Ora c'è in porta l'un dei duri margini e il fumo del ruscel di sopra d'uggia, sicché dal fuoco salva l'acqua e gli argini. Quali fiamminghi, tra guizzante e brugia, temendo il fiotto che in verlor s'avventa, fanno lo schermo perché il mar si fuggia, e quali padoan lungo la brenta per difender lor ville e lor castelli, anziché Carentana il caldo senta, a tale immagine erano fatti quelli, tutto che né si alti né si grossi, qualche si fosse lo maestro Felli. Già eravamo dalla selva rimossi, tanto che io non avrei visto dov'era perché io indietro rivolto mi fossi. Quando incontrammo d'anime una schiera che venia lungo l'argine ciascuna, ci riguardava come suol da sera guardare un altro sotto nuova luna, e si ver noi aguzzava le ciglia come il vecchio sartor fa nella cruna. Così addocchiato da cotal famiglia fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: qual maraviglia! E poi che il suo braccio a me distese, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sì che il viso abbrusciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto, e chinando la mano alla sua faccia risposi: siete voi qui, Ser Brunetto? E quelli: oh figliuol mio, non ti dispiaccia se Brunetto Latino un poco teco ritorna indietro e lascia andar la traccia. Gli dissi lui: quanto posso, ven prego, e se volete che con voi masseggia, parol, se piace a costui che vos seco. Oh figliuol, disse, qual di questa greggia s'arresta punto? Giace poi 100 anni senza arrestarsi quando il fuoco il feggia. Però va oltre, io ti verrò a panni, e poi raggiungerò la mia masnada che va piangendo i suoi eterni danni. Io non osava scendere della strada per andar par di lui, ma il capochino tenea con uom che reverente vada, e cominciò: qual fortuna o destino, anzi l'ultimo di qua giù di mena, e chi è questi che mostra il cammino? Lassù di sopra, in la vita serena, risposi io lui, mi smarrì in una valle, avanti che l'età mia fosse piena. Pur ieri mattina mi volsi le spalle, questi m'apparve andando io in quella e riducemi a ca per questo calle. Ed egli a me: se tu segui tua stella, non puoi smarrirti a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella, e se non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. Ma quell'ingrato popolo maligno che discese di Fiesole avantico e tiene ancor del monte e del macigno, ti si farà per tuo ben far nimico. Ed è ragion che tra li lazzi sorbi si disconvien fruttare al dolce fico. Vecchia fama del mondo li chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba, dei lor costumi fa che tu ti forbi. La tua fortuna tanto onor ti serba, che l'una parte e l'altra avranno fame di te, ma lungi fia dal becco l'erba. Faccia alle bestie fesolane strame di lor medesme, non tocchi la pianta, s'alcuna surge ancora, e lor letame, in cui riviva la sementa santa di quei roman che vi rimaser quando fu fatto il nido di malizia tanta.
Se fosse tutto pieno il mio dimando, rispose lui, voi non avreste ancora dell'umana natura posto in bando, che l'umana natura posto in bando, che la mente mi è fitta e orma ancora la tale immagine paterna di voi, quando nel mondo ad ora mi insegnavate come l'ossa eterna, e quanto l'abbia in grado mentre io vivo, si convien che nella mia lingua si scerna. Ciò che narrate di mio corso scrivo, e servolo a chiosar con altro testo a donna che saprà se lei arrivo. Tanto voglio che vi sia manifesto, e pur con mia coscienza non mi garra, che la fortuna come vuol son presto. Non è nuova alle orecchie miei talarra, però giri fortuna la sua rota, come le piace, e il villan la sua marra. Non è nuova alle orecchie miei talarra, come le piace alla sua marra. Lo mio maestro allora in sulla gota destra si volse indietro e riguardommi, poi disse: bene, ascolta chi la nota, non pertanto di me, parlando vommi, con ser brunetto, e dimando chi sono i miei compagni più noti e più sommi, ed egli a me cercar d'alcuno è buono, degli altri fia laudabile tacerci, che il tempo sarà corto a tanto suono. Insomma sappi che tutti furcherci e letterati grandi e di gran fama di un peccato medesimo al mondo lerci. Prisciano se ne va con quella turba grama, e Francesco d'accorso anche, e vedervi se avessi avuto di tal tigna brama, colui potei che dal servo dei servi fu trasmutato d'Arno in Bacchiglione, dove lasciò li malprotesi nervi. Di più direi, ma il venire il sermone più lungo esser non può. Però chi veggio la surger nuovo fummo del sabbione, gente vien con la quale esser non deggio. Sieti raccomandato il mio tesoro, nel quale io vivo ancora. E più non cheggio. Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Complimenti, non è assolutamente semplice questo Allora, canto, eh? no, ci sono da dire due cose importanti. Allora, una che lui dice: insomma, sappi che tutti furcherci, perché Virgilio si rivolge a Dante dicendogli: guarda, che sono tutti cherci, cioè sono tutti preti, uomini di chiesa, i peccatori di questo canto. I sodomiti appartengono moltissimo a personaggi ecclesiastici della Chiesa. È importantissimo, e concludo, Brunetto Latini, rivolgendosi a Dante, gli dice: sieti raccomandato il mio tesoro nel quale io vivo ancora e più non cheggio, cioè ti raccomando di tramandare il mio tesoro, che è il tesoretto, che era la sua opera letteraria che l'ha fatto conoscere al mondo intero, nel quale io vivo ancora, bellissimo questo verso, cioè l'unico modo, l'unica maniera in cui io vivo ancora, nonostante sia qui relegato per sempre all'inferno, è la mia opera, quindi almeno che quella non vada persa, non vada smarrita. Molto interessante davvero anche questa punizione terribile, poveretti. Esatto. Va bene, io ti ringrazio. Allora ci vediamo a Parma in questo fine settimana per poterti vedere e per poterti ascoltare dal vivo. Mentre con questo appuntamento torniamo il prossimo 22 luglio. Grazie, Vincent. Ciao, viva Dante. Ciao. Ciao.